Ragazzi, buongiorno! Finalmente siamo ritornati. Oggi Firenze. Firenze si parte con il cammino di San Jacopo. Lungo un'antica direttrice della Via Cassia si percorre questo bellissimo cammino fra Firenze e Livorno. E più o meno dovrebbero essere 170 km, molto interessante, non vedo l'ora di partire. Comunque dobbiamo seguire questo simbolo qui, cammino di San Jacopo, direttrice verso Santiago. Quindi niente, zaino in spalla, scarpe ben allacciate, si parte! Oh, Firenze bellissima, non c'è nulla da dire, però c'è una spuzza di gas, di scarico, di smog, come in tutte le città, che o si fa qualcosa qui, non so dove andremo a finire. C'è un bel cagnolone. Se adesso sto pensando, se ho qualche dubbio su qualche parola della lingua italiana, ne avrei più che uno, perché guardate un po' qui dove si passa, dall'Accademia della Crusca. Ecco, dopo una decina di chilometri, eccoci arrivati a Sesto Fiorentino. Continuiamo a seguire il nostro bel segnavia, l'adesivo. Bella bevuta, non me la leva nessuno. Eccoci che sono arrivato al castello di Calenzano. È proprio bellino questo ponticello. Dopo circa una trentina di chilometri comincio ad avere un po' di mal di piedini, però fortunatamente sono arrivato a Prato. Buongiorno ragazzi, questa mattina si parte da Prato direzione Pistoia. Sono davanti al castello dell'imperatore e che dire, ieri sera mi sono mangiato un bel piatto di pici al ragù e poi mi sono andato a fare la nanna. Quindi oggi più o meno come ieri 27-30 km di percorso, tempo nuvolo, zaino in spalla, scarpe ben allacciate, si parte! Eccoci a Monte Murlo, praticamente siamo
a una decina di chilometri da Pistoia più o meno. Sono sulla panchina più comoda di tutta Italia, a Montale. Oggi è stato abbastanza impegnativo, un po' di sali scendi nel bosco. Il guaio è che c'era un'umidità che era spaventosa. Quindi anche se la temperatura era sui 12-13 gradi, era quasi quasi impossibile camminare senza diventare fradicio di sudore. Comunque ora mancano una decina di chilometri a Pistoia. E direi che per le 4:30 dovrei essere arrivato. Dunque, dopo circa 28-30 km sono arrivato a Pistoia. Qui sono alla piazza del Duomo. A proposito, il Duomo di Pistoia ha la particolarità che al suo interno viene conservata la reliquia di San Giacomo, San Jacopo, l'unica reliquia fuori da Santiago di Compostela. Adesso però purtroppo è chiuso, non si può andare a visitare, pazienza, sarà per la prossima volta. Comunque oggi è stata una bella tappa, un po' impegnativa, nemmeno poi troppo. L'unica cosa che soprattutto nella mattinata, quando si andava in giro per boschi, c'era un'umidità da far paura. Comunque adesso arrivata a Pistoia, sono passato qui dalla piazza del Duomo e poi mi catapulto nella stanza per farmi una doccia fenomenale. Ah, guardate che spettacolo questa piazza. Ragazzi, ma buongiorno! Guardate un po' il sole! Oggi domenica col sole. Oggi più o meno la tappa sempre sui 27 km, partenza da Pistoia, giorno arriva Pescia nel pomeriggio. Oggi fortunatamente, come vi dicevo, è una giornata fantastica con un bel sole che ti scalda il cammino, speriamo non troppo. E nulla, adesso proseguiamo, passo da Monte Catini e poi proseguo per Pescia, anzi per la precisione mi fermo una manciata di chilometri prima, perché ho trovato la stanza lì a Borgo Abuggiano. Saluto questo fantastico gruppo che ho incontrato oggi sul cammino di San Jacopo. Ci vediamo alla prossima. Grazie di tutto, grazie dell'ottima tisana. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao, buona domenica. Ragazzi, sono nella stanza di Borgo Abuggiano, nulla che dire. Guardate un po' qua questa parete con tutti questi quadri alle mie spalle. Allora, qui c'è il letto dove dormirò. Parete con tutta questa sfilza di quadri, una quantità ben ben considerevole. E guardate un po' questo. Secondo me questo bimbo qui che mi guarda, non so se questa notte mi farà dormire tanto, eh? No. Stavo scherzando con la camminata di oggi, l'aria
bella fresca al sole, tutto del cammino che ho fatto oggi. Potrebbe esserci anche Nosferatu qua sul comodino del letto, che mi faccio una dormita fenomenale. Buongiorno, oggi ci siamo svegliati con la pioggia sul cammino di San Jacopo. È una pioggia che va e che viene, qualche scroscio, poi smette. Ora sembra che si stia un po' aprendo, però visto che le previsioni mattinata danno brutto tempo. Comunque andiamo avanti, ora arriviamo a Collodi, paese di Pinocchio. Ragazzuoli, è tutta la mattina che c'è una pellegrina che mi sta seguendo. Io incomincio un po' a aver paura. È una pellegrina che porta pane. Ah, è vero, giusto, che mi ha dato un pezzetto di focaccia. Fango. Ah, è lei. È tutto. È Giulia, allora. Allora, gran pellegrina. Eccoci a Lucca, colti da un bel temporale, con grandi nettuoni e saette. Ragazzi, ma buongiorno! Oggi è il penultimo giorno di cammino. Tappa Lucca-Pisa, più o meno una trentina di chilometri. Oggi la giornata è fenomenale rispetto al temporale che mi aveva colto ieri, qui a Lucca. Comunque, zaino in spalla, scarpe ben allacciate, si parte! Oh, finalmente eccoci arrivati. Piazza dei Miracoli, Pisa. È comunque uno spettacolo, eh? Nonostante oggi la tappa, gli ultimi 5-6 chilometri, fosse tutta su asfalto, un disastro provinciale, automobili. La nostra amica pellegrina Giulia, ciao, contentissima di aver fatto gli ultimi chilometri anche lei su asfalto. Non vedevo l'ora. Ma buongiorno, sono le 6:30 del mattino, partenza da Pisa, arrivo a Livorno, tappa di 36 km, l'ultima purtroppo, perché il cammino è veramente molto ma molto bello. Guardate un po' qui, il mare, meraviglioso, meglio non avremmo potuto incontrare. Ultimi passi, ultima manciata di metri e poi arriviamo alla destinazione, alla fine del cammino. Chiesa di San Jacopo di Acquaviva. Eccoci qui arrivati alla chiesa di San Jacopo, la meta del cammino.
passato un giorno dal cammino, avendo metabolizzato bene tutto il percorso, come conclusione cosa si può dire? Cammino fenomenale. Paesaggi, borghi, cittadine, persone, cibo, veramente favoloso. L'unico piccolo appunto, secondo me, è che potrebbe essere intrapreso come in origine, cioè da Firenze arrivare fino a Lucca, perché le ultime due tappe, Lucca, Pisa, Pisa, Livorno, soprattutto il finale di tappa di Lucca e se vogliamo la tappa di Livorno nella sua interezza, sono un po' state tirate per i capelli per essere inserite nel percorso. Quella di Pisa, gli ultimi 5-6 km su una provinciale con l'automobile che ti passano in parte come se ti volessero stirare. E l'ultima tappa sono 35-36 km per arrivare a Livorno. I primi in mezzo sia la natura bella, però comunque è tutto piatto, in una riserva naturale, in una pineta e poi in mezzo a dei campi, molto molto monotono. E soprattutto la cosa veramente improponibile sono gli ultimi 10 km, 6-7 km per arrivare nel centro di Livorno, che sono, costeggiano, passano in mezzo al porto, sia al porto merci, industriale, tir, puzza, gas, di tutto, quindi non molto carini. Comunque se è un cammino da consigliare, spero che vi sia piaciuto. Ai prossimi video, Francesco, ciao ciao!